Dimenticatevi tutto quello che conoscete della beauty guru più discussa sulla scena italiana. Ale Hilton è stata trovata morta nella sua residenza a Calabasas. Ale Hilton is dead. Beauty community, start your engines and may the best influencer win! Bene ragazze, come avrete visto dall'intro, la vostra amica non è sola, ma bensì con una ragazza biologica. E che ragazza qua. E che ragazza. Presentati al nostro pubblico, amo. Chi sei? Hello everyone. Hi. Io sono Angel e oggi avrò l'onore di fare il muro sulla mia amica Ale Hilton. Yes bitch, we are fucking ready. She's gonna snatch my face. And per chi non lo sapesse, la mia amica è nella fucking top 5 dei NYX Face Awards Italy, so era più tipo whatever. Non abbiamo spazio, siamo troppo caucasiche per questa cosa, lasciamo perdere. E quindi nulla, praticamente quello che faremo oggi. Oltretutto il video è in collaborazione con Loretta, che è qua che sta camminando per la stanza. Hello babe. You're the next one, bitch. È qui ragazzi, non vi preoccupate. E quello che farà la nostra amica Angel oggi sarà appunto farci un bel makeover drag on my face and Loretta's face. Oh porca vacca. E quello che faremo appunto sarà un drag makeover on my face e nella face di Loretta. Che ovviamente il make up che farà su Loretta lo vedrete nel canale di Loretta, che poi vi lascio intorno da qualche parte, insomma. Ah, ovviamente ragazze, il video lo stiamo facendo per il Pride Month, because we have to be proud of ourselves. And... e che cosa amore? Non ci dobbiamo nascondere da niente a nessuno ragazzi. Soprattutto ricordiamoci che tutto il circo Stonewall e compagnia bella non furono le gay, ma furono le drag queens e le transessuali a tirare sul casino. Via con il muro, accendiamo le ruspe. Iniziamo così ragazzi. Allora, la vostra amica personalmente la vostra amica piace cominciare dagli occhi, perché mi piace anche io calcare con i colori. Quindi se abbiamo certo, fallout poi togliamo direttamente. Perché hai ragione anche a te cara. Quindi oggi utilizzeremo, abbiamo detto, dei colori su... Raga c'è la retta che ride qua. She's dying. Ah, ma è milanese, te che ragiona anche a te, amore. Muovati! Marta! Allora, la vostra amica non utilizza primer di norma perché utilizzo sempre delle basi cremose sotto, proprio qualcosa di sticky. È a vostra discrezione. Primo prodotto che vado ad applicare sulla mia beauty guru preferita è il Full Trotter di NYX, il numero 06, è un colore di Tiffany praticamente. Siamo tipo un blu. Sì, tra il verde e l'azzurro. Che bello! Fondo di bottiglia. This is just amazing. Ok. Io direi di fare, ecco, prova a vedere quello che esce meglio, ma iniziamo a fare quello. Così. E poi dopo lo facciamo fuori camera l'altro. Chiudi gli occhi, brava bimba, e lo applichiamo seguendo la crisi naturale dell'occhio. Ma guarda quanto scrive quel coso. Yes, this is just amazing. Ma cos'è, il Throttle? Yes. Dopo che abbiamo applicato una base generosa di prodotto, cominciamo a sfumare con movimenti circolari. Sta usando il sintetico alla fine? Yes. L'hai pulito perché c'era il marrone? Voglio provarlo, ah sì? Vabbè, vuol dire che l'abbiamo tolto, no? Raga, scusate se ogni tanto sentite dei rumori di ventaglio, ma vi giuro, quanti gradi ci saranno oggi? Io ne percepisco 30, sai? Ah, ma non lo so, secondo me ad Abu Dhabi fa freddo in confronto oggi. Ah, ma sì, questa è la stagione che quelli di Abu Dhabi vanno tipo a Londra. Quando vivevo a Londra venivano tutti in questa stagione, perché tipo ad Abu Dhabi fa talmente tanto caldo che non si riesce a stare in giro. Veramente? Sì, dicevano così, ma loro emigrano. No, ma loro hanno... emigrano tipo... come si chiamano? Le fermate dell'autobus con l'aria condizionata dentro, che si chiudono proprio. Mio natural. E non so il nome del colore. No, non c'è il nome. Ok, comunque è questo qui. Di solo il nome della palette, come si chiama? Il nome della palette è The Zulu. The Zulu by Juvies. Eccoci qua. E vado a riprendere la mia base cremosa. Ovviamente raga, trucco Pride, quindi trucco colorful. Of course. This is a drag makeup, non abbiate paura di esagerare, absolutely. Più ce n'è, meglio è. Tempo di tagliare la nostra crease e lo facciamo utilizzando l'HD Studio Photogenic Concealer di NYX Professional Makeup. La tonalità, questa qua è la 03, ma a noi ci poco importa, raga. Basta che sia una base chiara su cui possiamo andare a lavorare dopo. Sì, tanto stiamo facendo l'occhio, ragazzi. E poi asciughi. Esatto. Qualcosa che si setti da solo. Quindi io apro il prodotto, prelevo il prodotto. Su di me sai che dovrei usare il bianco, prima. Il bianco? Beh, se no i colori sono tutti spalzati sul marrone. Sì, se usiamo colori forti su di lei. Sì, devi usare il primer, la Eden, il primer portion lì. Sì, bravissimo, Eden. Ok, adesso lo applichiamo a bordo rima. Apri gli occhi, sbatti in alto. Ci segna la nostra crease e non facciamo altro che andare a ricalcarla, ragazzi. Mi spacco, lo faccio anch'io questa tecnica, lo sai? Ma è super comodo. Cos'è? Ma praticamente tu metti un po' di correttore sulla palpebra, guardi in alto e ti taglia già la crisi da sole e poi tu te la vai a ripassare. Ma che dici? Sì. Praticamente ti dice proprio la fisione dell'occhio. L'occhio si fa da solo. Bitch, I'm gonna try it now. Fateci sapere se vi piace farvi truccare, ragazze. Chi è? È arrivato un pacco? Speriamo sia bello grosso. Io divento Full Spectrum. Però ragazzi siamo un po' indecisi. Sì, allora Full Spectrum Palette di Urban Decay. E vado a prendere il bianco perché è essenzialmente l'unico bianco che ho. Non ho mai usato gli altri colori, ma aveva il bianco, quindi uso il bianco. Come si chiama? Bump. Quindi prelevo Bump. Si vede? Close. Com'è sto bianco, amo? È bianco. Ma è buono? No, bad, diciamo che non vale la pena comprare tutta la palette solo questo bianco, mettiamola così. Ci serve un blu scuro e utilizziamo la... sì, sai. Uno dei miei colori preferiti, questa è la palette da battaglia, io ci faccio tutto sopra, ci mischio i pigmenti con i gel... Quella di Gwen Stefani. Gwen Stefani Palette, che purtroppo questa non so neanche se si trova ancora in negozio, ma mi sa di no. È l'edizione limitata, ma la volevo anch'io. E come vedete l'ho strausata, raga. Ma questa mi sa che è proprio un sacco versatile, amo, come palette. Sì. E c'è questo colore che è, mi pare, Danger, esatto, che è un blu... Bellissimo, raga, lì non si vede, ma è un sacco metallico. Fotonico. Mi chiuso e andiamo a dare... il tocco in più qua. Ragazzi, Loretta cos'è? È entrata, si è fatta rapire dal corriere? Ma nello Stargate è andata. È andata nella serie di Bartolini, raga. Allora, lo struggle della Hilton era la matita in interno occhio. Vuoi farlo? Yes, I have to. Va bene, dai. Vuoi fare? Nell'interno occhio. Mamma, come sei nervosa. Ancora, ho detto interno occhio, l'è venuto caldo. Fa caldissimo, mamma. Allora. Si vede il monitor? Yes. Fai la canzone con la suspense in questo momento. Che ansia, raga. Mi aspettavo peggio. Ho finito. Aspetta, vieni. Qua ci sono i touch up. È come da Mediaset qui, raga, niente lasciato a casa. Allora, applichiamo AMC 77 Gel Liner di Inglot. Dal momento che si era un attimino seccato, l'abbiamo riattivato con il prodottino coordinato, che è il Duraline. Un paio di gocce e si ripiglia e passa la paura. Eccoci qua. Quindi riattiviamo il nostro prodotto. Pensate che dureranno così. Cosa? Un acqua color praticamente. Sì, io questo l'ho usato, ma non riuscivo. Mi piace, è bello perché è nero, raga, ma... è il miglior eyeliner in cake che io personalmente avevo mai provato, perché non si secca in fretta come gli altri. E poi quel prodottino lì, 10 per riattivarlo. Ma poi è nerissimo. È nero. Anche come base proprio occhio, io lo trovo meraviglioso. A me l'unica cosa che non piacciono di questo eyeliner è che è difficile da struccare. Aspetta, Sharap, so, di fase che si toglie tutto, dai. Di cosa stai parlando? Mamma, io facevo fatica con questo, ti giuro. Vabbè che mi facevo eyeliner enormi, Io non sono bravissima a fare le crease, però mi piacciono. Ci metto tanto a farle. Ma io le adoro, E sfumiamo la coda dell'eyeliner in modo da unirla a... Eccoci qua. Tom, eccoti. Wow, wow girl, that was amazing! Olè! Yes. Drammatica anche per starnutire, ragazzi. Allora, torniamo alla Zulu by Juvia's Place. E stavolta prendiamo questo giallo bright mega pazzesco, okay, con il nostro 224 di MAC. L'S o quello normale? Scusami, l'S o quello nuovo? Quello sintetico, ovvero quello nuovo. Non è setro naturale, setro sintetica. Mi trovo, raga. Ma quindi adesso fanno tutti setro sintetica? Sì, yes. Come mai? Hanno ricevuto backlash? Ma sai che non lo so, ma probabilmente sì. Beh, lo applichiamo sulla rima inferiore. Ok. Quindi guarda in alto. Si vede dal monitor? Bitch. Yes. A me piacciono le polveri, queste qua che sto usando. Cosa sto usando? Mulac. Sì, non stanno male gli ombretti Mulac. Cioè, I like them. Ed eccoci qua che viene fuori il nostro verde. È arrivato? Yes. Che bello che è. Add some sparkle. Quindi questo qua, ti ricordi? Perché questo è un pottino che hanno regalato alla nostra amica. Reflex White Transparent, tipo si chiamavano, di MAC Glitter. Reflex White adoro, sono tipo un po' verdini. Sono bellissimi. Che hanno quel riflessino tipo aurora boreale, che con i colori che abbiamo usato. Questi qua, raga, li ho messi nel full face usando MAC, i tester di MAC, sono quelli che ho usato lì. Quindi, Glitter Primer di NYX Professional. Non ne serve tanto, raga, perché sennò vi fa strato. Quindi dove abbiamo applicato prima il bianco, dopodiché preleviamo un po' di glitter e appoggiamo. Ok. Ho sentito già la favorita. Prendiamo un brillantino da ragazze. Fa caldo. Fa caldo, sì, raga. Una punta piccolissima di colla. Dove lo metti? Guarda dritto verso i tuoi follower. E lo mettiamo. Ah, un gioiellino proprio qui. Bitch. Si vede e non si vede, però c'è. Rieccoci tornate, abbiamo fatto la... quello che abbiamo fatto off camera. Questo qua, abbiamo fatto quest'occhio off camera. Ora dove andiamo? Dove ci porta? Cominciamo a stendere il muro vero e proprio. Favola, io ci sto. Quindi abbiamo rimosso Fallout, ok, in modo femminile ma non neanche troppo. Ok. E prime the face. E utilizziamo il tuo primer che io non ho mai usato e non conosco. Farsali, Unicorn Essence. Unicorn Essence si chiama? Unicorn Essence, sì. Favola. Cos'è, quante gocce? Una amo. Per tutta la faccia. Ma tutto questo spremuto, amo. Tutta la pipetta. Cioè cadeva una goccia, one drop. No, no, one drop no, ma tutta. Quindi facciamo 1, 2, 3. Io uso tutto questo, 5. Quindi vai, usalo tutto tranquillo. 6, qua. Qua. Cut me and I'll bleed primer. Mamma mia. Un po' qui, un po' qui. Ma che 10. Adoro il... Ah, ma ti fa sentire un po' la chimista del make-up. Sì, ma... Ciao! Profuma di cotton candy. Capisci? Ah, babadu, amo. Questo scorre meraviglia. Tu non hai capito, amo. Pennello spugna, tu usi una mano. Come vuoi tu, amo. No, il pennello mi assorbe troppo prodotto. Quindi, da brava visagista, adesso massaggiate con movimenti circolari. Questo qua è il Remarkable Foundation di Marc Jacobs. Io non l'ho mai usato, quindi questo qua per me è un esperimento vero e proprio. Seguitemi in questa avventura. No, ragazzi, vi faccio mettere questo perché... amo, no, questo qua adesso vedrai, guarda. Ah, non hai il... magia. Porca vaccona. Vai, amo, e tipo mi devi fare i puntini in faccia, ma tu vedrai, amo. Tu adesso vedrai che andrai anche tu a comprartelo dopo. Vai, 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 amo, vai. Amo, occhio. Devi prenderle tutto questo, mi raccomando. Cara mia amica, adesso vedrai. Cara amica che scrivo. Prendi, prendi, amo. Tanto adesso vedrai. Ho paura, ma se poi te non messo troppo. No, infatti amo, mettine ancora un po' in fronte e dopo c'è sempre tempo per stratificare, amo, il circo. Ma fidati dell'amica tua. Non so se ti ha detto Alberto la mia reazione. No, no, mi ricordo, ma l'ho anche vista. E se voi non l'avete vista andate a vederla. Full face usando solo tester di Sephora. Bitch. Bitch. Amo, tu non hai capito l'importanza di questo fondotinta. Ma la texture! Tu hai la pelle lista grassa, no? Io sì, amo. Allora mi piace anche a me, se piace anche a te. Tu non hai capito, amo, il futuro di questo fondotinta. Ma è leggero! Ah, ma è leggerissimo, e guarda la pigmentazione, ma tu ti rendi conto della cosa? Ma scusa, ma allora tu adorerai anche l'ordinario, è fighissimo. Devo provarlo quello, non l'ho mai provato. The Ordinary. Spacca, che già costa 7 euro e... cioè, sembra il double wear. Sapete un altro fondotinta che ho sgamato top? Il l'HD liquido di Catrice, raga. Ma cosa stai dicendo? 7 euro ha gli stessi ingredienti del Fenty Beauty. Non è vero. Te lo giuro. On drug makeup, ok, perché la base è talmente thick, è talmente pesante che ha un senso. Perché fa da entrambe le cose, fa sia da correttore che da color corrector, se così vogliamo. Ma per le ragazze in generale non fatevi dei muri così di fondo durante il giorno, bimbe, perché si vede. Bitch, you're cakey as fuck. We're just saying that for you. What the fuck? You're so cakey that I wanna eat you. Tempo di settare la base mentre lei si guarda. E lo facciamo utilizzando la No Filter Powder Pressed Powder di NYX Professional Makeup. E questa qua è la tonalità 5. Numero 05. Fai vedere qual è. Ah, quella lì è buonissima. Mamma generose. Quella è fatta per qua. Questa qua, raga, a dire che l'hanno azzeccata. Anche bella mi la adora quella lì. Ah, e tu mi usi questo pennello volgare, amo. Mamma, frega, proprio picchiettando. Yes, girl. Sopracciglia, brows. E le facciamo utilizzando il... Deep Brow Pomade di Anastasia Beverly Hills Cosmetics. Cosmetics. And a cash prize of $100,000. Chissà come mi fai le sopracciglia tu. Tu le hai già belle, quindi non è che andremo a fare cose particolari. They're gonna be crazy about that. They're gonna be crazy about that. They're gonna be crazy about that. Illuminante! Stiamo usando la Dream Glow Kit di Anastasia Beverly Hills Cosmetics con l'abbinato il pennello A23 sempre di Anastasia Beverly. Anastasia. Sunshine? Mettiamo anche un po' di Sunshine. Sunshine and Wish. Ok. Raga. Questo è il Contour Kit Light to Medium Anastasia Beverly Hills Cosmetics. Quello in polvere. In polvere. E lo applico con questo pennello di NYX Professional Makeup. E quindi niente, ragazze, per la Angel non è un semplice full face perché è un full face of first impression per te. Fai tu anche. No, voglio qualcosa di... Ah, ecco, già meglio, più scuro. Perché praticamente, ragazzi, la nostra amica si è portata i suoi prodotti, ma alla fine sta usando un po' i miei, un po' i suoi. Più i miei che i suoi, però almeno così, ragazzi, si fa un'idea di cosa potrà comprare in futuro, no? Allora, girls, gliene ho fatto un pezzettino off camera perché avevo bisogno di averla frontale a me, però... This is... Ce l'abbiamo fatta! E... what else? Labbra! Lips, lashes and hair. The hair. This is my hair. I don't wear wigs. Lenti, le Desio Attitude Collection. Yes, la colorazione. Delicious Honey. Yes, this one, ragazze, che non si vedranno mai. Quindi ci mancano solamente le... E il mascara, ci mancano solo le Lips Setting Spray Patches. E per le lips utilizziamo Retro Matte Liquid Lipstick di MAC Cosmetics nella tonalità Back in Vogue. Bene, ragazze, last but not least. Assolutamente, ragazze, con tutta questa torta che abbiamo in faccia, last but not least, trust me, ragazze. Potete leggere, yes, che cos'è? Il mio setting spray personalizzato, amiche, Ale Hilton by MAC Cosmetics Fix Plus, questo è quello classico. E adesso diamo una bella spruzzata generosa. Aspettate, ragazze, che qua abbiamo il mio venta. Vai, amore. Da così lontano, amo. Ah, sì. Sì, che goduria, che goduria. Beh, bene, ragazze, ma non è del tutto finita, perché adesso noi andiamo off camera a fare hair and outfit. Yeah. E ci vediamo dopo. Kiss, amiche. Torno subito col cappello. E nulla, ragazze, questo è il look terminato. Noi speriamo vi piaccia il lavoro che ha fatto la nostra amica Angel. Spero che le ragazze siano soddisfatte. I am living, ragazzi, sto guardando nel monitor. È stato impegnativo, ma ce l'abbiamo fatta. E nulla, ragazze, che dire. Happy Pride everyone. Thanks for watching. Iscrivetevi ai nostri canali, amiche. Ovviamente troverete il link di Angel sotto i nostri video. Thank you, ragazzi. Nulla, ragazze, se siete arrivate fino a qua a vedere il nostro favoloso video, commentate con hashtag Pride. Pride. Pride, because we have to be pride of ourselves. Proud. Siate audaci, bimbe. Usate col make-up, always. E it's okay to be gay. It's okay to be drag. It's okay to be drag, amiche, yes. E ricordatevi, amiche, il make-up alla sera con una salvietta si leva. L'ignoranza, purtroppo, non c'è niente da fare. It's all about face. Yeah. She's serving looks. Yes. Yes. E niente. Ciao. Happy Pride everyone.